Adesso riteniamo che sia giunto il momento, ed è appunto anche la presentazione che abbiamo messo sul nostro sito di questo percorso, sia giunto il momento di inquadrare bene il tema e affrontarlo per bene insieme, ascoltando e cogliendo spunti utili da esperienze ed è il tema di questa giornata, cioè come nasce una rete, perché nasce, chi l'ha fatta nascere e come si sostiene, che futuro garantisce, che vita garantisce ai musei di Sì, un'area, di un territorio o avete. su un tematismo. Abbiamo deciso appunto di partire presentando delle esperienze significative e ne abbiamo scelte tre, con uno sguardo molto aperto e con una ricerca attenta di quelle che abbiamo giudicato essere delle esperienze, ripeto, significative non solo per gli aspetti fondativi della rete, ma anche per la vitalità e le problematiche che hanno affrontato. Quindi un intervento all'interno della nostra regione, quindi con Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo, ma poi siamo andati altrove e ci accompagnano e li ringrazio tantissimo, tutti e tre i nostri ospiti, per questa loro disponibilità a condividere le esperienze. Andremo con Ivana De Toni alla rete dei Musei dell'Alto Vicentino e con Giuseppe Maiorana, con una punta di invidia, andiamo a scoprire la rete museale naturale bellicina, perché lì a quelle latitudini ancora se ne stanno al caldo, ma questo sappiamo che è bella la varietà del nostro paese, della nostra penisola. Ecco, partiamo dalle esperienze per capire meglio cos'è una rete, che è diversa, è cosa diversa, è realtà diversa, è forma diversa da quella del sistema museale regionale e nazionale. Abbiamo colto anche nelle vostre risposte ai questionari, alla domanda di partecipazione, al format per partecipare, per iscriversi a questo corso, una certa incertezza nel definire l'appartenenza a una rete, a un sistema. Il lavoro sul sistema e per il sistema museale nazionale, che la nostra regione ha assunto in modo molto responsabile, è un lavoro su un percorso lungo, articolato, di dissodamento di un terreno verso una comunità ampia, no, di valori condivisi e di competenze per la vita dei musei, che si vuole portare sempre di più a una condivisione e a una collaborazione molto estesa a livello regionale e anche nazionale, nel rispetto delle specificità. La rete museale o una rete museale risponde ad altre esigenze, è realtà che deve davvero penetrare nel vivo della vita dei musei di un territorio che scelgono, decidono di fare insieme questo percorso per arrivare ad essere, a sentirsi, a vivere e a gestirsi come rete diverso. E questo nostro corso di tre incontri vuole proprio essere propedeutico a una progettazione vera di una rete museale nel nostro territorio, una o due reti. Lo dico perché l'abbiamo proprio posizionato in questo periodo dell'anno di chiusura del 2023, perché è nostra chiara, esplicita intenzione, e già l'abbiamo proposto, inserire nel bilancio del 2024 regionale, nei capitoli di competenza dell'assessorato per il settore patrimonio culturale, delle risorse adeguate per davvero partire e sostenere, attraverso un bando, una selezione, la vita, la partenza di una rete per almeno 3 anni, una rete museale che non saremo noi a individuare, ma che dovrà nascere in maniera consapevole, responsabile e approfondita dal lavoro che stiamo iniziando a fare con questa giornata. Ecco perché la modalità mista ormai degli incontri, ma di questi incontri seminariali, di workshop, perché sono incontri di lavoro intimamente legati al nostro lavoro quotidiano, la manteniamo per agevolare tutti noi nella partecipazione e nel dedicare, no, dei momenti formativi all'interno delle nostre giornate così, così dense, così fitte di impegni ordinari. Però l'ultima giornata, non a caso l'abbiamo voluta in presenza e la vogliamo appunto destinare, e speriamo che appunto raccolga il successo che speriamo abbia, la vogliamo destinare a tutti coloro che intendono seriamente
seriamente e in maniera concreta lavorare per la costituzione di una rete. Io mi fermo qui e lascio la parola a Barbara, che ringrazio per la conclusione dell'introduzione con altri elementi utili al nostro incontro di questa giornata. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Non ti sentiamo, Barbara. Sì, ho riattivato l'audio, grazie, buongiorno a tutti, grazie Cristina. Io vorrei fare una piccola panoramica di quella che è la situazione delle reti presenti in Emilia-Romagna o comunque di chi partecipa a queste reti. Parliamo di reti a volte formalizzate, a volte no, più o meno istituzionalizzate, più o meno distribuite a livello territoriale. Parto dicendo che ci sono ad esempio alcuni istituti museali della nostra regione che partecipano a reti internazionali. Quindi mi sembra giusto anche segnalarlo, ad esempio la rete internazionale dei musei marittimi a cui partecipano il Museo della Marineria di Cesenatico e il Museo del Sale di Cervia. Poi abbiamo diverse reti nazionali ai quali partecipano i nostri musei e faccio riferimento all'Associazione Nazionale della Casa della Memoria, delle Case della Memoria, ai musei di impresa e ad esempio, ecco, questo da non sottovalutare, al Coordinamento Nazionale degli Ecomusei. Che è rappresentato da 3-4 ecomusei in ambito nazionale. In questo caso, ad esempio, la rete è informale, si tratta di un tavolo di discussione che si riunisce periodicamente, ma non ha una formalizzazione. In termini più strettamente regionali, volevo partire segnalando ad esempio la nascita di una nuova rete giusto quest'anno. Nell'area piacentina, dove è nata la rete dei musei archeologici della provincia di Piacenza, e questa mi sembra una buona novità, con un protocollo d'intesa che è stato siglato a gennaio di quest'anno e che raggruppa diverse realtà archeologiche e coinvolge anche la soprintendenza e la direzione regionale dei musei, per esempio. Sempre in area piacentina abbiamo una rete abbastanza consolidata, nata con un protocollo d'intesa nel 2015, Rete Musei di Piacenza, e che è stata rinnovata di recente nel 22, che comprende ad esempio i musei civici, i musei ecclesiastici, ma anche realtà private, fondazioni. Ed è, diciamo, una delle poche reti che si allarga verso lo sviluppo provinciale dopo la legge del riordino del 2015, quindi con la perdita di alcune competenze da parte delle province e di fatto il collasso di quelli che erano sistemi museali provinciali che lavoravano anche bene in alcune, non tutte, province della regione Emilia-Romagna. Questo fenomeno ha portato, diciamo così, a tentare ad alcuni comuni capoluoghi di ricostituire delle reti a livello provinciale, però le esperienze sono state diverse, non ancora concluse, diciamo, è ancora in corso. In particolare mi riferisco alla comunità dei musei di Parma, quindi un progetto che nasce nel 2018, che ha avuto vari alti e bassi a seconda anche poi insomma, vabbè, il periodo pandemico non ha aiutato nessuno, lo sappiamo. Comunque è un progetto ancora in essere, quindi vedremo gli sviluppi. Altro discorso che riguarda la rete metropolitana di Bologna, anche qui non c'è nulla di formalizzato, ma sappiamo che ci sono dei tavoli
C'è un tavolo generale dei musei, quindi è un tavolo informale che si riunisce periodicamente, così come alcuni tavoli dedicati, ad esempio, dei musei archeologici. In ambito, nelle altre province non mi risulta che ci siano al momento, diciamo così, degli sforzi per tentare di riproporre un modello che nel passato aveva funzionato, ma proprio perché istituzionalmente aveva la sua filiera. Cioè, per tornare al Parmense, quindi cito ovviamente i musei del cibo di cui sentiremo dopo la narrazione. Poi, dunque, altre realtà interessanti. Bene, abbiamo tutta una serie di reti civiche, no? Quindi che sono costituite da istituti pubblici. A volte da unioni di comuni che hanno condiviso nel loro progetto anche il progetto che riguarda gli istituti culturali. Quindi abbiamo per esempio l'Unione Reno Galliera, l'Unione Faentina, quindi hanno fatto questo sforzo di condividere e tentare di gestire insieme questo tipo di realtà. Dunque, vi racconto un piccolo episodio per dire qual è la vitalità delle reti. Allora, nel 21 noi abbiamo fatto un piccolo bando, devo dire piccolo, per progettualità riguardanti reti e aggregazioni di istituti culturali, no? Quindi non era specificatamente rivolto a reti costituite. Bene, fra le reti esistenti nel nostro territorio regionale, chi ha formalizzato, intendo, chi ha risposto sono state Rete FI, che è la rete dei musei del teatro di figura, che è veramente una rete regionale, nel senso che coinvolge diversi istituti da Piacenza fino a Forlì, Ravenna, insomma, quindi ha una distribuzione regionale. Ed è nato attraverso un protocollo di intesa recente del 2020, che probabilmente è a scadenza quest'anno, e vedremo se lo rinnovano. E l'altra rete che partecipò è stata Remus, è una rete romagnola di musei localizzati territorialmente fra i due fiumi Marecchia e Usa. Tutte le altre realtà che risposero al bando erano aggregazioni temporanee, che va benissimo, insomma, però insomma, era solo per dire che in quel caso lì non molti sono stati pronti a rispondere anche a un piccolo bando, ecco, diciamo. Noi come Sistema Museale Regionale e Settore Patrimonio pensiamo che ai musei convenga lavorare insieme. E ci stiamo spingendo sul fatto che quasi stia diventando indispensabile. Quindi attraverso questo processo e anche questo corso vorremmo stimolare i musei a pensare quali delle loro risorse possono essere condivise per raggiungere degli obiettivi comuni. Lo sappiamo tutti, si può partire dallo scambio di conoscenze, lo scambio di competenze, lo sviluppo di progetti o mostre, per esempio, temporanee. Itineranti, oppure operazioni che vanno verso proprio l'efficacia della gestione dei vari musei. Il vantaggio sicuramente è quello di aumentare la propria visibilità, la propria portata. Ovviamente il numero di visitatori se aumenta è uno degli indicatori più interessanti.
Quello che ci tengo in generale a esplicitare è che la collaborazione si deve basare su accordi molto chiari e su visioni condivise. Quindi tenderei a promuovere anche piccoli passi semplici ma molto chiari e che siano condivisi, cioè di modo che la rete quando parte abbia già un obiettivo definito, quantificabile. Vi faccio un esempio, ritorno a rete FI. In questo protocollo di intesa, condividendo pur tutte le varie possibili attività, si era dato l'obiettivo dello studio dei copioni e della loro conservazione, della loro digitalizzazione. E quindi, cioè, era solo per fare un esempio, per dire qualche cosa su cui tutti rilevano l'esigenza di conservare, approfondire, eccetera, eccetera, si coglie l'elemento comune e su quello si comincia a lavorare. Lo dico perché a volte ci sono, insomma, reti con grandi obiettivi, grandi finalità, grandi progetti e poi non si muovono, diciamo. Questo è. Per finire, riprendendo anche il discorso di Cristina, sistema museale, rete, eccetera, noi come sistema museale forniamo dei servizi, non come sistema museale, come settore patrimonio, insomma, diciamo. Questi servizi che sono rivolti a tutti i musei della nostra regione, vi invito a condividerli, a sfruttarli, tra virgolette. Parlo, ad esempio, in ambito di comunicazione della rubrica Andar per Musei, che è seguita dalla nostra collega Beatrice Orsini, per cui settimanalmente tutti i musei possono promuovere i loro eventi. Oppure abbiamo un gruppo Facebook, che è il gruppo del Sistema Museale Regionale. Scusate, la voce se ne sta andando, sono un po' raffreddata. Dove gli istituti o anche le persone singole possono postare i loro eventi. Abbiamo anche una chat su Messenger per questioni più veloci di comunicazione. Abbiamo, curata dalla collega Isabella Giacometti, tutto il sistema della catalogazione partecipata. Poi, ovviamente, i corsi di formazione che ormai da anni promuoviamo, insomma. Tutte queste attività, ormai svengo, scusate. Barbara, no, non c'è problema, e direi che il tempo di Ma queste non lo so perché tutte queste attività a noi, diciamo così, noi le promuoviamo proprio per lavorare insieme ai musei, agli istituti culturali, ma anche perché i musei lavorino insieme fra di loro, insomma, per condividere il più possibile tutte queste situazioni. Volevo concludere dicendo che ci sono anche delle reti di servizi, che sono un'altra cosa, ovviamente, non sono reti museali in senso stretto, però funzionano. Mi riferisco per esempio alla Card Cultura del Bolognese, che in realtà si sta estendendo verso la Romagna, verso il Ferrarese, eccetera. Mi riferisco anche al circuito AmaParco, circuito complesso che comprende musei, parchi tematici. Queste sono reti che funzionano in termini di servizi, bigliettazione, eccetera. Grazie Barbara per questa introduzione, e direi molto utile per capire un po' qual è la situazione regionale, e vi lancio anche un tema. Noi abbiamo sentito Barbara parlare di tantissimi tipi diversi di rete e oggi ne vedremo
tre molto diversi fra di loro e posizionati anche geograficamente in territori molto distanti e diversi. Ma ci riserviamo al prossimo incontro per raccontarvi un po' anche quali tipologie di rete esistono, che è diciamo, un tema molto interessante, ma lo rimandiamo al prossimo incontro. Ecco. Dico soltanto a Antonietta che ho visto alzato la mano che vi passeremo la parola in fondo all'incontro, quindi può tenerla ancora alzata, ma insomma adesso procediamo. Allora passerei direttamente alle tre esperienze che vogliamo portarvi oggi e inizierei con Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo, che ci racconta un po' l'esperienza della loro rete. Prego. Grazie, buona giornata a tutti e bentrovati. I Musei del Cibo di Parma nascono da un progetto unitario dell'amministrazione provinciale di Parma del 2000. L'idea è creare in un territorio vocato da secoli alla produzione di prodotti agroalimentari d'eccellenza, pensate al parmigiano, al prosciutto e a tanti altri, una rete museale che abbia lo scopo di raccontare la cultura che c'è dietro a ognuno dei prodotti del territorio. Quindi una logica di rete globale che nasce unitaria fin dalla sua genesi e dalla sua progettazione. Nasce da un progetto, ancora una volta, comune di due assessorati, l'assessorato al turismo e l'assessorato alle attività produttive, con collaborazione dell'assessorato alla cultura. Il progetto prevede fin dall'inizio una serie di realizzazioni nel territorio, partendo dall'idea concettuale che i prodotti nascono nel territorio e i musei non sono nient'altro che delle tappe di un cammino e di un viaggio che porta a esplorare questo territorio. Ecco così che il progetto prevede musei che ancora non esistono e che vengono realizzati uno dopo l'altro nel corso del tempo. Il primo a inaugurare nel 2003 è il Museo del Parmigiano Reggiano, seguiranno l'anno successivo il Museo del Prosciutto e il Museo del Salame. A distanza di alcuni anni arriva il Museo del Pomodoro a Collecchio e poi ancora il Museo della Pasta e il Museo del Vino dei Colli di Parma, quindi il Museo del Culatello in Riva al Po e lo scorso anno il Museo del Fungo Porcino di Borgo Taro in Appennino. L'anno prossimo è prevista l'apertura del Museo del Tartufo Nero di Fragno, già finanziato. Una rete estesa dal punto di vista territoriale, ma unitaria dal punto di vista tematico e unitaria dal punto di vista gestionale. In pratica, chi gestisce tutti questi musei è un organismo, una associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna. La scelta dell'associazione ha delle ragioni ben precise. La provincia che fa nascere questo progetto crea un comitato promotore, che è un organismo informale, che si scioglie nello stesso giorno in cui viene aperto il primo museo, che è quello del Parmigiano, per dar vita invece a una realtà nuova che ha un suo presidente, un suo consiglio e che contiene tutti i soci che partecipano a questo progetto. È interessante vedere la costituzione di questa associazione, che non è un'associazione di persone, bensì di enti. Ve ne fanno parte ovviamente l'amministrazione provinciale di Parma, ma anche tutti i comuni che hanno nel loro territorio un museo. E il comune capoluogo, che pur non avendo un museo del cibo in città, condivide gli obiettivi della rete e ha in realtà un laboratorio aperto dedicato alle tematiche del cibo, dove ha sede anche la sede operativa dei musei del cibo. Ma in questa associazione si trovano anche molte altre realtà. Penso alla Camera di Commercio e all'Università degli Studi di Parma, che contribuisce in modo determinante attraverso contenuti, attraverso i suoi docenti. E poi tutte le filiere, e quindi
i consorzi di prodotto, il consorzio del parmigiano, il consorzio del prosciutto, il consorzio del curatello, il consorzio dei vini di Parma, il consorzio del fungo porcino di Borgotaro. Le associazioni di categoria, gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti, gli industriali, le strade dei vini e dei sapori, in provincia di Parma ce ne sono tre. L'insieme di questi soci, ci sono anche alcune realtà private, alcune aziende, costituiscono di fatto un tavolo territoriale. Ed è una cosa estremamente interessante perché a livello veramente operativo non ci sono ragionevolmente criticità o discussioni, quanto piuttosto l'attenzione costante a promuovere non solo i musei, ma l'intero territorio. Se infatti andiamo a guardare, e lo potete fare, museidelcibo.it è un sito facilmente raggiungibile, tutta la comunicazione che viene fatta, parte da un presupposto: benvenuti nel più buon paese del mondo. E quindi noi raccontiamo non solo musei, raccontiamo i parchi, raccontiamo i castelli, raccontiamo le pievi della Via Francigena, i musei d'arte, archeologici. L'intero territorio viene raccontato partendo dall'idea di fondo che il visitatore deve vivere un'esperienza appagante per la sua giornata sul territorio, che deve comprendere tutti i suoi possibili e potenziali interessi. Quindi sul sito dei Musei del Cibo, che è un portale che contiene all'interno i singoli siti dei singoli musei, ci sono anche degli spazi di promozione territoriale. Penso ad esempio alla guida per i camperisti, i percorsi per i ciclisti, le informazioni per le visite intorno ai musei. Questo per farvi capire come la visione del tavolo di governo è territoriale e di promozione del territorio. Come viene finanziata questa realtà? I comuni, che sono i proprietari dei singoli musei, finanziano una parte del budget. Ovviamente tutti i soci pagano una quota sociale, e poi le filiere, e quindi il pomodoro, la pasta, il prosciutto, il formaggio, contribuiscono alle attività dei musei del cibo. Poi esistono delle entrate intrinseche, quindi l'affitto ad esempio degli spazi di ristorazione, perché i musei del cibo hanno in alcune situazioni o il ristorante o una sala degustazione che genera in qualche modo dei piccoli proventi. E poi la partecipazione ai bandi. Quindi una situazione abbastanza ampia e variegata che però fa capire molto bene come esista una stretta collaborazione nella nostra realtà fra il mondo pubblico e il mondo privato, coscienti del fatto che abbiamo una velocità decisionale molto rapida rispetto alle normative dell'ente pubblico, ma dobbiamo anche avere una efficacia operativa che il privato vuole, richiede e pretende giustamente e doverosamente. Un altro aspetto interessante dei musei del cibo è la struttura operativa. Noi abbiamo uno staff unitario. Esiste un coordinatore, io mi considero più un pastore perché devo tenere a bada 8 musei che vanno sempre fuori dalla strada, ma al di là del coordinatore, guardate che il nome non è casuale, non è un direttore, è un coordinatore. Questo fa capire anche una modalità di lavoro un pochino diverso. Esiste poi una struttura operativa con un responsabile della didattica, un responsabile della comunicazione che ha come collaborazione un ufficio stampa, un responsabile della sicurezza, un responsabile amministrativo. Dal punto di vista operativo, ricordo che tutte le cariche sono a titolo gratuito, quindi il presidente, i consiglieri, nessuno percepisce un centesimo, non gli diamo neanche il rimborso delle telefonate, ma questo è un problema nostro, giusto per farvi capire come esiste
una fetta di volontarietà in tutto quello che viene fatto, e questo motiva molto le persone, se no non sarebbero lì. Per la gestione operativa delle varie sedi che si trovano sparse nel territorio, quindi anche a chilometri di distanza l'uno dall'altra, abbiamo in realtà dei singoli gestori che si trovano nelle varie località. Chi sono questi gestori? Sono, nella maggior parte dei casi, delle società culturali, società benefit, società culturali, che hanno proprio come finalità quella di aprire il museo, gestire la biglietteria, fare le visite guidate, fare le attività didattiche nello specifico settore. In base alla nascita dilazionata nel corso del tempo, noi abbiamo diverse di queste realtà che sono legate agli singoli spazi territoriali. Quindi un ruolo importante e un'attività importante che noi svolgiamo in parallelo con la didattica è quella di fare formazione e condivisione con realtà che sono potenzialmente slegate, scollegate tra di loro. Non necessariamente in concorrenza, perché ciascuno ha il suo ambito ben preciso, ma con nature anche differenti tra di loro. Quindi svolgiamo un lavoro regolare ogni anno, almeno 3-4 volte l'anno, incontri con tutti gli operatori per fare della formazione a livello teorico generale sulle funzioni del museo, operativo sulle funzioni della biglietteria elettronica complessiva, sulle operatività concrete, il sistema di comunicazione l'uno con l'altro e cose di questo tipo. È importante ricordare che i singoli musei hanno bigliettazione singola, ma hanno anche una card che permette la visita dell'intero circuito. E sono tanti i visitatori che preferiscono questa strada e che chiedono attività che uniscono tra di loro diversi musei. Nessuno li visiterà mai tutti in una volta, ma esiste un interesse specifico nell'unire due o tre di queste realtà, magari anche alla visita sul territorio dei luoghi di produzione. Ecco perché noi siamo un pochino un incrocio, e all'interno del tavolo territoriale possiamo contare su tutte le associazioni di categoria, e questo fa sì che possiamo poi offrire la visita al caseificio, al prosciuttificio o al pastificio, che magari sono piuttosto complicati da ottenere per i singoli visitatori o per i singoli utenti. Un altro aspetto importante della rete è il fatto che, avendo come soci il Comune di Parma e la Provincia di Parma, siamo riusciti a creare e a stilare una convenzione con l'azienda dei trasporti pubblici di Parma, che ha due soci, il Comune e la Provincia, che permette, con una cifra veramente contenuta, 5 euro per a testa, un servizio di pullman che va a prendere da scuola la classe, la porta in qualunque museo su tutto il territorio. Questa convenzione contempla anche il trasporto legato alla stazione ferroviaria, quindi anche una classe che arriva da Milano o da Venezia può usufruire della convenzione con un trasporto a prezzo molto contenuto e conveniente, e che permette una mobilità molto agile a chi viene da fuori territorio. Perché il fatto di avere tante sedi sparse nel territorio è idealmente molto bello e colorito, ma dal punto di vista logistico crea anche delle difficoltà. Bello per il camperista, più complicato per chi non ha un proprio mezzo. Dal punto di vista gestionale, l'associazione da sola non può fare tutto. Esistono anche dei limiti operativi che la normativa stabilisce anche in termini economici. Quindi nel corso del tempo noi abbiamo dato vita a una società di servizi, la Musei del Cibo Servizi SRL, il cui unico socio è l'Associazione dei Musei del Cibo, che ha come compito quello di svolgere tutte le attività di tipo commerciale. Non facciamo confusione sul termine commerciale. Commerciale vuol dire anche compro un pannello per fare l'allestimento,
commerciale non è soltanto compro un libro e lo rivendo, ma è tutta quell'attività che ricopre un ruolo di tipo economico, compro e in qualche modo rivendo. A questo punto tutte le attività didattiche, i laboratori didattici che devono essere comprati e venduti rientrano in questa categoria, anche se onestamente noi non li consideriamo oggetti commerciali, ma oggetti profondamente culturali ed educativi. Però dal punto di vista normativo dobbiamo avere questa attenzione. Questa realtà, l'associazione che ha una funzione dal punto di vista economico solo istituzionale e una società SRL che ha una funzione operativa, quindi un restauro, una manutenzione, il cambio delle lampade, il cartello da rifare, ecco, tutto questo grava su questa seconda realtà, ci permette oggi una gestione abbastanza agile della nostra realtà. Un ulteriore aspetto che vorrei sottolineare è dato dal ruolo che hanno i musei del cibo e il circuito nella definizione dell'identità della comunità territoriale. Noi lavoriamo moltissimo con le scuole, pensate che su 30.000 visitatori annui di circuito almeno la metà sono popolazione scolastica, e quindi con un ruolo forte nella definizione della corretta alimentazione, della conoscenza della storia, del patrimonio culturale del nostro territorio, che è un elemento imprescindibile per la continuità delle filiere. Se un bambino pensa che le mucche siano lilla o che gli spaghetti nascono sugli alberi, non sarà lui a fare il formaggio o gli spaghetti quando comincerà a lavorare. Quindi dobbiamo essere molto attenti a narrare nel modo corretto la storia di un patrimonio, patrimonus, dono dei padri, ci è pervenuto da generazioni alle nostre spalle. Un altro aspetto importante è quello della comunicazione. Vi ho accennato a un responsabile della comunicazione, a un ufficio stampa e a uno studio grafico che ci segue fin dalla nostra nascita con un'immagine coordinata molto coerente, molto solida, molto riconoscibile, ma anche grazie al sostegno veramente convinto da parte degli organi di comunicazione locali. A Parma esiste la Gazzetta di Parma, il più antico quotidiano d'Italia, che ha una diffusione elevatissima, ma esistono anche le radio, le TV, le riviste, i periodici online, che ci riservano sempre una grandissima attenzione, anche in virtù del fatto che li abbiamo coinvolti fin dalle origini, creando dei tour apposta per i giornalisti, invitandoli a conoscere la realtà, portandoli ospiti nelle varie sedi museali. Una volta che si crea una rete di persone che conoscono, diventa molto più semplice comunicare ogni attività. Io mi fermerei qui perché credo che il nostro tempo sia arrivato alla conclusione. Se poi ci saranno delle domande ulteriori, sarò lieto di poter rispondere. E nel frattempo ascolterò volentieri i colleghi delle altre reti. Benissimo, grazie Giancarlo e grazie per la testimonianza. E perfettissimo con i tempi, quindi ottimo anche su quello. Allora, passerei la parola a Ivana De Toni, qua ci spostiamo un po' più a nord, quindi con l'esperienza dei musei del Vicentino. Prego. Grazie, buona giornata a tutte e a tutti. Spero che anch'io la voce mi regga. Qui fa freddo, sta piovendo e fa freddo, ma non è di questo che vi parlo, anzi desidero ringraziare prima di tutto la Regione Emilia-Romagna e il settore patrimonio culturale per questo invito, per darmi la possibilità di incontrare tutti voi e i colleghi delle altre reti e EBAM per la cura con cui ci sta accogliendo. Io ho preparato un PowerPoint che vorrei, però anche a me è successo come la nostra Barbara, ha sparito qui qualcosa rispetto a prima, ecco, forse adesso è tornato. Sì. Benissimo, benissimo, sì Ivana. Benissimo, allora io ho già slittato. Bene,
Allora, come è stato detto, intanto volevo appunto ringraziare sia Giancarlo per moltissimi accenni che ha fatto, che introducono un po' anche quella che è la nostra situazione, anche se io vi racconterò un po' le cose da una prospettiva diversa. La nostra rete ha 22 anni, quindi ha una storia, forse anche più lunga, più passaggi, e mi piace poterli raccontare a voi. E ringrazio anche Barbara perché entrambi comunque avete sottolineato l'importanza da un lato dell'apporto volontaristico e dall'altro del legame col territorio. E infatti la mia prima slide vuole essere proprio una fotografia di una giornata di autunnale ma serena della prospettiva che si coglie di questo territorio, che è un territorio come dire, ben contrastato fra la presenza dell'industria e quella dell'agricoltura. E inizio con una citazione di Luigi Meneghello da Libera Nostra Malo. Luigi Meneghello è uno scrittore che nasce a Malo, il paese da dove io vi sto parlando, fra l'altro, che scrive questo: in questo punto le colline che salgono da Vicenza si allargano verso ponente e si tirano dietro un lembo della pianura. Questa baia è nostra. Sullo sperone che la separa dal lago della pianura è ancorato il nostro paese. Ecco, questa frase si presta a moltissime letture, sia di carattere di critica letteraria che naturalistica ambientalistica, perché questa era una volta un'antica laguna. Pensate, qui c'era una laguna tropicale e noi siamo invasi dai fossili. Ne abbiamo in ogni posto, però se inizio con questa citazione è soprattutto perché lui scrive: questa baia è nostra, il nostro paese è ancorato qui. Io credo che qualsiasi progetto di rete territoriale, tematica o qualsiasi progetto, insomma, di integrazione tra enti diversi debba partire da questa idea della comunità, dell'essere nostro, di appartenenza. E mi ha fatto molto piacere sentirlo nelle parole di chi mi ha preceduto. Ecco, come vi accennavo, appunto, i due paesaggi, cioè un paesaggio molto misto, il nostro, fra così colline pi molto piacevoli e fabbriche, inquinamento altrettanto importante. Dove siamo? Allora, questo è il profilo della provincia di Vicenza, con evidenziati in fucsia i 17 comuni che sono aggregati in questa rete, e come numeri possiamo dire che gli abitanti dei nostri comuni sono circa un terzo degli abitanti della provincia, mentre il territorio è circa un quarto dell'estensione provinciale. L'area che vedete qui più verde è quella prettamente montana, quindi abbiamo molti comuni di montagna, qualche comune della prima pianura e Montecchio Maggiore che possiamo considerarlo piena pianura. Ma dove inizia la nostra storia? La nostra origine è l'idea di una rete museale. Io la vorrei far risalire a questo edificio, l'eredità di questo edificio, che è la famosissima Fabbrica Alta di Schio. È una fabbrica che è stata costruita nella seconda metà dell'Ottocento, ma che racconta di come la nostra città, la città di Schio, sia sempre stata una città di un'impronta industriale forte, con influssi europei, come si può vedere da questa architettura, che però, essendo, come dire, dedicata al tessile, ha avuto poi una sua evoluzione e diciamo che Schio, già all'inizio del Novecento, comincia a decadere questa presenza. Si tratta della Lane Rossi, che forse qualcuno può ricordare, mentre contemporaneamente nella valle di fianco, la valle del Lagno, dove c'è la città di Valdagno, cominciava a sorgere la Marzotto. Questi sono due edifici emblematici, ma non restituiscono la pluralità di strutture che le industrie hanno prodotto in queste aree, che sono fortemente connotate dalla loro presenza. La Marzotto, che adesso ha marchi come Valentino e Bossi, anche qui ha solo edifici di rappresentanza e forse neanche più. Quindi, diciamo che alla fine, negli anni, soprattutto 80 del Novecento, il comparto del tessile va in crisi e negli anni 90 del Novecento si comincia a pensare a una modalità per rivitalizzare questo territorio.
da un punto di vista soprattutto economico. È un territorio ricco comunque, non abbiamo avuto problemi gravi, però comunque c'è stata anche molta attenzione. E in particolare un professore, docente di storia economica all'Università di Padova, il professor Giovanni Luigi Fontana, ha un'intuizione e organizza un progetto molto articolato che prevede tra le varie azioni anche l'istituzione di una rete museale che viene denominata in quell'occasione MUTIV, Museo Territoriale dell'Industria Vicentina. Questo progetto in realtà resta semplicemente sulla carta, perché ed era molto simile a quello che ci ha appena raccontato Giancarlo, perché prevedeva l'istituzione, la costruzione e realizzazione di una serie di musei. Ne sono stati realizzati uno o due, però poi il progetto evolve e le amministrazioni comunali decidono di dare vita a un progetto più ampio, all'interno del quale non siano racchiuse solo le industrie, ma ci sia un po' tutto il tessuto del territorio. E qui vi metto una carrellata dei loghi, proprio per mostrare come siamo partiti da questa icona, che era la Fabbrica Alta, matrice, madre di tutta la ricchezza del territorio, pensare invece a una rete museale che sia una connessione, uno scambio, una restituzione di un tessuto locale più variegato. Nel 2012, e la rete nasce nel 2001, come convenzione resta con questa forma giuridica, ma poi ci ritorno. Nel 2012 diciamo che questo nome, Rete Museale Alto Vicentino, è poco significativo rispetto al nostro progetto e quindi c'è una revisione sia del logo che della mission che viene rappresentata con questo pittogramma che vuole essere una casa all'interno della quale nell'ampio androne si raccolgono le varie tematiche, i vari punti di eccellenza che il museo, che il territorio sa offrire. E il nome diventa Musei Alto Vicentino. Abbiamo più recentemente un aggiornamento grafico del logo perché questo si presta anche ad ospitare dei progetti specifici che abbiamo iniziato, come questo Museo Alto Vicentino Esperienze, che è come dire un brand dentro al brand. Ma non è solo una questione di loghi. Ecco, se prima i musei, quei pochi musei che c'erano, perché anche la nostra presenza contribuirà ad accrescere lo scambio e la crescita, insomma, del patrimonio culturale, poi con la prima rete museale si era pensato un centro servizi, cioè uno spazio che poteva fare da interscambio, rispondere alle esigenze dei vari musei presenti. Quindi queste varie frecce che vanno tutte verso un centro. Questa modalità però abbiamo visto che non è facilmente sostenibile perché richiede dei costi di gestione e anche delle disponibilità, delle professionalità molto più elevate. Per cui siamo passati a una modalità che prevede invece un ufficio di coordinamento dove i vari musei c'è un'attività di scambio reciproco. E anche qui mi trovo perfettamente d'accordo con quanto accennava Giancarlo, appunto si tratta di un coordinamento, ovvero di uno scambio tra pari sui quali prevale uno per la questione della gestione. Come siamo strutturati? Allora, la nostra è una convenzione tra enti pubblici, enti locali, solo comuni, e prevede un comitato di gestione composto appunto dai sindaci o dai loro delegati, che normalmente sono gli assessori alla cultura. E questo ha compiti di indirizzo e di controllo. C'è poi un tavolo tecnico, quello di coordinamento dei musei. Ogni comune che entra a far parte della convenzione dichiara quali sono i musei o i siti di interesse culturale che intende valorizzare attraverso la nostra attività e individua anche un referente per questo patrimonio, uno o più referenti a seconda appunto delle sue strutture. E queste persone vanno a far parte invece del tavolo tecnico. C'è l'ufficio di coordinamento, di cui appunto io sono referente e l'unica a 26 ore settimanali. E diciamo, negli ultimi anni abbiamo avviato anche istituito anche quest'altro gruppo, la commissione scientifica, che già esisteva inizialmente, ma poi si era un po' persa. L'abbiamo istituita pensando di dare spazio alle professionalità migliori che ci sono all'interno della rete, quindi la commissione scientifica accoglie
le persone con maggior qualifiche tra gli operatori museali dei vari comuni e dei vari servizi, con il compito di affiancare l'attività del museo sia con attività propositive, quindi proponendo progetti, corsi di formazione e ogni cosa per migliorare professionalmente il gruppo, diciamo l'insieme degli operatori, ma anche proprio per dare supporto tecnico e scientifico ai musei che lo richiedessero negli specifici ambiti di interesse. La sostenibilità economica si basa soprattutto sulle quote di partecipazione. Sono ripartite per numero di abitanti in una maniera abbastanza complessa, non lineare, però insomma più abitanti si hanno, più si paga. Ogni comune paga in base a questo. Abbiamo goduto di contributi regionali e provinciali per un bel po', poi questi sono gradualmente scemati a partire da quelli delle province. Ma anche la regione con il rinnovo, con l'entrata in vigore della nuova legge regionale per la cultura, ha previsto non più contributi ma bandi e questo ci penalizza come ufficio di coordinamento, come rete museale, perché è favorita la partecipazione degli istituti museali. Abbiamo comunque attinto in passato, non in questo momento, ma a bandi di fondazioni bancarie. Per quanto riguarda i progetti europei, abbiamo provato sia con i Cultural Heritage, sia come leader, proposti come leader, che come poi partner di progetto. In questo caso abbiamo visto che la forma giuridica della convenzione è molto debole perché non ci dà un'identità giuridica e il comune di Malo diventa, che è capofila della rete, diventa il soggetto giuridico referente. Però il Comune di Malo non ha una tradizione in ambito museale forte e quindi questo lo penalizza a livello di curriculum e proprio per questo abbiamo anche fatto sì che quello che era il centro servizi venisse configurato come un ufficio, un dipartimento, diciamo così, dell'ente locale in modo da poter presentare nel curriculum che il Comune di Malo ha un ufficio dedicato alla gestione della rete. Però devo essere sincera, anche quando abbiamo partecipato in partenariato con l'università, ad esempio, non siamo mai stati beneficiari di alcun bando europeo. Metto questa slide per mostrare come siamo cresciuti. Forse il tempo sta correndo, devo essere più veloce anch'io. Però ci tengo a dire che quando abbiamo iniziato 20 anni fa, 10 comuni, 15 musei, dopo 20 anni, 17 comuni, 52 tra musei e collezioni. Abbiamo ampliato anche il nostro raggio di interesse, di attenzione nei confronti del patrimonio e quindi del territorio per la sua valorizzazione. Gli strumenti di promozione salto, perché forse diventa più interessante focalizzarci sulle risorse e sul funzionamento. Allora, io credo che un punto di forza della nostra organizzazione sia proprio la partecipazione. Nelle riunioni, appunto, tavoli separati, ma che in alcune occasioni sono anche tavoli congiunti tra la parte politica e la parte tecnica, quando le questioni sono appunto necessitano di un confronto più specifico. Ho segnato anche questa cosa, che noi partecipano solo gli enti pubblici alla convenzione, ma possono essere ammessi musei pubblici e privati, quindi non abbiamo un'esclusività dell'attività pubblica. La nostra attenzione appunto è sulla comunità patrimoniale, quindi sul territorio nel senso vasto e la principale azione che noi facciamo è quella di promozione e valorizzazione di questo attraverso il sito, le pagine social, soprattutto Facebook, Instagram e YouTube. E l'altro aspetto molto interessante che io vedo come risorsa è l'interdisciplinarietà, cioè al contrario dell'esempio che ci è stato narrato prima, noi abbiamo tematiche diverse che si intrecciano e che possono restituire una complessità del territorio molto articolata e quindi appunto questo paesaggio culturale da narrare alle scuole, alle nuove generazioni, a chi transita sulla nostro Alto Vicentino. Un punto di forza è senz'altro la condivisione. Prima di tutto l'immagine unitaria del logo. Per inciso, ogni museo ha
una gestione autonoma di questo. Prima sentivo dell'esperienza di reti museali, soprattutto in ambito archeologico, ed è facile più per l'archeologia, dove le direttive sono appunto assecondate alle sovrintendenze e alle direzioni museali e regionali. Nel caso invece di musei etnografici o di altra natura, esistono degli indirizzi meno pregnanti e quindi c'è anche più libertà d'azione. Noi come impostazione della convenzione lasciamo il massimo autonomia di gestione a ciascuna realtà, proprio perché ciascuno sia libero di investire innanzitutto, di investire in risorse di denaro, di personale nei musei in base alle disponibilità dei singoli enti, ma anche proprio per essere più in dialogo con le comunità locali. L'immagine unitaria, partivo da qua, ecco, diciamo che qualche volta i musei si dimenticano, fanno le loro iniziative senza ricordarsi della rete, e quindi è mio compito essere presente a ricordare invece che devono utilizzare sempre il nostro logo. I nostri incontri sono davvero scambio di buone pratiche. Mi piace pensare che anche qui la solidarietà che si trova, le relazioni sia professionali che non, perché come forse potete intuire, in questi territori di montagna, di piccoli paesi, ecco, i musei hanno delle dimensioni molto piccole, non sempre personale dedicato e spesso sono lasciate alla gestione di volontari. In questo caso proprio loro sono delle persone veramente esperte sulla qualità del patrimonio, ma hanno magari bisogno di indicazioni pratiche per muoversi, sia con le richieste, insomma, per interagire nell'ambito, anche proprio per le scelte scientifiche, no? Per le decisioni scientifiche da prendere. E quindi i nostri incontri diventano delle occasioni importantissime di scambi di buone pratiche, di condivisione di processi, che a me piace pensare sia proprio un laboratorio di progettualità e ricerca, perché poi da chi fa qualcosa, insomma, nascono sempre tante idee che vanno ad arricchire il nostro quotidiano. La sostenibilità di questo progetto io la vorrei leggere nella capacità di accogliere che hanno i nostri musei, nella flessibilità che offrono questa gestione piuttosto libera, no? E quindi flessibile. Abbiamo lavorato a lungo sull'idea dei musei come motore di sviluppo per il territorio. E ci siamo bloccati con il Covid ha cambiato molte dinamiche che erano presenti nella nostra routine, e perché noi pensiamo che i musei possono essere motori di sviluppo, sia perché all'interno sono spesso narrate delle tradizioni produttive importanti ancora attive sul territorio, di cui le aziende possono avvalersi per narrare i loro prodotti, le loro produzioni, ma anche per quella capacità di generare dei prodotti culturali dai laboratori, come appunto è stato accennato nell'intervento precedente, a attività diverse. Adesso qui non ho segnato, ma ad esempio una cosa molto tipica, credo almeno, sono i silent play, ovvero delle possibilità di esplorare il territorio utilizzando delle audioguide che raccolgono da un lato sia la narrazione della voce narrante, ma anche le voci dei testimoni presenti in luogo. E tutto questo si fa appunto tessendo dei rapporti con il territorio. Non ci sono solo i 17 comuni che fanno rete, le associazioni che sostengono i musei, gli amici dei musei, le scuole, ma anche una serie di progetti. Qui ho messo alcuni loghi che vanno a ricordare alcuni progetti con l'Università di Ca' Foscari, lo IUAV di Venezia, con Wikimedia Italia abbiamo partecipato al primo bando su 10 piccoli musei, portando i nostri musei su Wikipedia, con Rindola, associazione culturale, no, associazione Rindola, un'associazione medica, abbiamo sviluppato un paio di progetti per il benessere delle persone anziane e per l'accessibilità museale a persone con deficit cognitivi. Abbiamo sviluppato questo progetto con alcune associazioni del territorio,
di cui magari vi parlerò dopo se ci sarà tempo, che riguarda la digitalizzazione, cioè il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio materiale, immateriale e digitale. È un progetto che ha dato avvio a una piattaforma che raccoglie un patrimonio digitale. E AID Artigianato e Design è invece un progetto, un partenariato con la CNA Artigianato che da qualche anno ci vede insieme per sviluppare appunto gli aspetti artistici dell'artigianato insieme con la tradizione legata al territorio. E il è un ultimissimo progetto che riguarda un'area SIC nella quale c'è anche un museo di pertinenza, un museo della rete, e quindi siamo entrati come partner in questo progetto di valorizzazione di quest'area SIC all'interesse comunitario. Io avevo quest'ultima slide che andava un po' a raccontare la direzione del museo, non so se abbiamo ancora tempo. E se vuoi, Ivano, un minuto, prendi più, certo. Solo per così questa evocazione, questa è l'immagine della home page del nostro sito, e in questi anni abbiamo, questi ultimi 3 anni forse, stiamo lavorando alla realizzazione di percorsi narrativi, ovvero non tanto degli itinerari, neanche dei percorsi tematici, ma delle narrazioni del territorio attraverso i luoghi e gli spazi dei musei. Per poter così avvicinarci ad un pubblico che non sia quello strettamente interessato ai musei, magari questo tempo lo uso per dire questo, che i nostri musei in realtà sono sì frequentati dalle scuole locali, però non hanno una grande frequentazione se non quelli in aree turistiche durante il periodo estivo, o sì, soprattutto estivo. Quindi il pensiero nostro è di attrarre un pubblico, un turista lento, e per questo abbiamo cercato di una modalità che preveda appunto l'accompagnamento nei nostri luoghi attraverso una storia. E abbiamo individuato 4 storie, una relativa alle tracce della Serenissima, quindi tutti i siti che possono raccontare di come Venezia, durante il suo dominio sulla terraferma, sfruttava queste aree, però anche portava la sua ricchezza. Uno che fa un focus sugli antichi popoli che abitavano qua, queste terre, ed è emersa una cosa molto interessante, perché le vie di traffici presenti fin dall'età del ferro sono sostanzialmente quelle che adesso vedono le principali arterie autostradali, e sono ricalcate sugli stessi spazi. E questo per dire che c'è una stratificazione, insomma, che noi dobbiamo stare sui nostri territori sempre. Gli aspetti naturalistici che caratterizzano un altro percorso è orientato a mettere in evidenza gli aspetti naturalistici, e infine il tema della Grande Guerra, perché la nostra provincia, il nostro confine con il Trentino e con il Trentino Alto Adige era al limite del Regno d'Italia, e qui si è combattuta la Prima Guerra Mondiale. Quindi delle suggestioni per visitare questo territorio. Io mi fermo qui e resto a disposizione per le vostre domande. Intanto vi ringrazio. Grazie mille Ivana per questa presentazione sicuramente molto completa e come vedete abbiamo chiesto alle reti che sono qua oggi di raccontare anche un po' lo sviluppo e anche un po' la visione che insomma, li ha portati nel tempo anche a cambiare assetto e forma. Quindi grazie Ivana. Passerei la parola all'ultima rete di oggi, quindi a Giuseppe Maiorana della Rete Museale Naturale della Vicina. E ci spostiamo molto più a sud. Prego, Sì, Giuseppe. intanto grazie a tutti voi, e grazie a BAM e al Dipartimento Patrimonio Culturale per averci tenuto in considerazione in questa vostra giornata di formazione, in queste giornate di formazione. Noi siamo proprio al sud, ecco, a sud dei sud, quasi in Africa. Siamo una rete appunto museale naturale vicina proprio per la connotazione sia diciamo dei musei quanto della presenza di riserve naturali naturalistiche che abbiamo diciamo inglobato all'interno di questa costituzione.
Diciamo che ufficialmente noi nasciamo nel 2012 con la costituzione di un'associazione culturale mista, cioè pubblico e privato, con 15 comuni inizialmente e con 4 enti privati. Però questa, diciamo, costituzione dell'associazione, diciamo, è stata preceduta da un'iniziativa che veniva fatta in questi territori. Esattamente, l'iniziativa di Legambiente del 2010, Salva l'Arte, con la diciamo, connotazione Salva l'Arte Belice. Diciamo che nel nostro territorio ci sono molti circoli di Legambiente. E quindi su iniziativa, diciamo, dal basso, proprio da parte di un ente del terzo settore che cerca di attraversare i vari comuni della Valle del Belice con questa loro occasione, manifestazione per la salvaguardia del bene pubblico e del patrimonio, si decide di ragionare attorno a delle tavole libere, appunto partecipative, su cosa fare per i beni culturali, sulle riserve di questo territorio. Immagino che un po' ricordate che nel 68, diciamo, grande, un sisma, diciamo, ha distrutto 5 comuni di questa valle, e quindi fondamentalmente come dire, il pensiero dei vari sindaci inizialmente era quello di occuparsi appunto proprio della ricostruzione delle città, e un po' tralasciando quelli che sono poi gli aspetti relazionali o gli aspetti culturali che poi fanno sì che una città, insomma, si connoti diciamo nel suo a 360 gradi. E quindi proprio per questa dimenticanza, io faccio una critica a me stesso, nel senso che al nostro territorio, noi ogni volta che c'è un anniversario, o meglio, ricorre l'anniversario del terremoto, ritiriamo sempre in ballo il discorso della ricostruzione. Però abbiamo, come dicevo, dimenticato l'aspetto fondamentale, che è quello della ricostruzione culturale della comunità, che non è soltanto quella legata alle case. Per fortuna le case sono state ricostruite, sono state offerte e date diciamo, a chi appunto aveva perduto in quegli anni la propria casa, però chiaramente, diciamo, avremmo necessità di tante altre cose, ma non è, diciamo, sufficiente appellarsi alla ricostruzione o ai fondi della ricostruzione che non sono arrivati. Ma questo chiaramente rimane un mio pensiero, ecco, un po' da attivo cittadino di questa valle. E quindi in quell'occasione, proprio del 2010, si ragionava proprio su come fare sistema, su come uscire anche da questa situazione, e fu appunto proposta la costituzione di un'associazione culturale, fondamentalmente, che avesse come fine e come mission quello di occuparsi della salvaguardia, della tutela, della promozione e, perché no, anche valorizzazione dei beni culturali. L'altra constatazione, che effettivamente credo che sia forse un po' in tutta Italia, soprattutto nei piccoli comuni, è il fatto che non ci sono, forse anche per statuto, o forse ancora meglio, per statuto magari possibilmente sì, ma per esigenze, ecco, anche economiche, non ci sono musei e direttori all'interno dei piccoli musei. Molto spesso, almeno da noi, in tutti questi comuni che sono 15, sono 14 ad oggi, non abbiamo un direttore di museo, e quindi tutto viene affidato, diciamo, ai funzionari del settore biblioteca, al funzionario del settore museo e così via. Però appunto, non facendo
proprio la funzione di direttore. E quindi in quell'occasione si era messa proprio in evidenza questo aspetto molto, come dire, al centro, focus della discussione. Diciamo, questa, diciamo, mettersi insieme doveva un po' alleggerire, ecco, gli uffici comunali in questa gestione. Se i primi 4 anni, diciamo, sono serviti un po' a mantenere le fila, appunto, per la costituzione della rete, con i cambi che avvenivano e che avvengono continuamente sugli amministratori, che ogni 5 anni, insomma, si rinnovano e quindi rinnovano l'assessore di riferimento, gli altri 4 anni dovevano servire un po' per stabilizzare, ecco, questa realtà. Anche lì con una serie di difficoltà che chiaramente nascono dal fatto che le attività vengono svolte da volontari, quindi da persone che credono in questo territorio e che si spendono, ecco, per il territorio. Però, diciamo, una svolta di questa nostra realtà fu nel 2016, quando in occasione di un bando del ministero si iniziò a ragionare sulle reti e sugli standard, quindi sui sistemi museali e sugli standard che i musei dovevano avere per rientrare in questa categoria, insomma. E quindi fu scelta la rete museale come soggetto in cui, diciamo, indagare, come dire, la buona salute, ecco, lo status dei musei, chiaramente con un esito positivo soprattutto per i musei privati, perché chiaramente i musei privati che abbiamo all'interno hanno una gestione diversa, hanno un direttore e quindi diciamo hanno come dire, un'organizzazione già strutturata. I musei civici, quindi quelli dei comuni, chiaramente erano manchevoli di tanti aspetti di questa rivelazione. Però questo, diciamo, ci ha permesso, come dire, di rafforzare il rapporto con il nostro territorio e quindi di essere sempre i soggetti che effettivamente monitorano per certi versi i nostri musei. Dicevo che i nostri soci sono i comuni, sono 15. Inizialmente 15, ma oggi diciamo sono 14, perché anche lì spesso, anche se pur c'è una quota minima fondamentalmente che ogni comune diciamo versa come socio, spesso faticano i comuni a impegnare quella cifra per dare continuità a questo progetto. Uno degli aspetti, dicevo, quindi sono 14 i comuni, 6 gli enti privati, quindi abbiamo Legambiente, abbiamo il CAI, abbiamo la Fondazione Orestiadi, abbiamo il CRESN di Gibellina e un'associazione culturale che si occupa di contemporaneo, con sede a Selinunte, e un'altra che è, diciamo, l'UMPLI provinciale, che con i quali, appunto, diciamo, seguiamo più l'aspetto un po' della promozione turistica, perché, diciamo, la nostra rete non nasce come, l'ho detto poco fa, non nasce come ente o come associazione che deve fare turismo sul territorio. Lì ci sono i professionisti e noi siamo ben felici di collaborare con i professionisti del settore. Guai, diciamo, se, diciamo, non li tenessimo in considerazione. Però, diciamo, l'obiettivo è quello tutt'altro, quello veramente di aprirsi ad un'idea, ecco, di comunità allargata, di una comunità di pratica che mette proprio a servizio proprio le competenze che ogni associato ha nel suo interno.
Abbiamo due riserve, quindi, che diciamo, insistono sulle tre province che fondamentalmente vanno a costituire la Valle del Belice e poi tre parchi archeologici, i tre grandi attrattori di questa zona che sono la Valle dei Templi di Agrigento, il Parco di Selinunte e il Parco di Segesta. Quindi questi, diciamo, ci permettono per certi versi di avere un eco, ecco, maggiormente sul territorio. E un altro, diciamo, socio che è all'interno è il Museo Diocesano di Mazara, perché è quello che ha più, diciamo, chiese, fra virgolette, che mettono a disposizione e che hanno iniziato a lavorare nella realizzazione di piccoli musei appunto ecclesiastici. Questo è diciamo, la composizione fondamentalmente della nostra rete. Come viene gestita? Viene gestita da un consiglio direttivo, da un presidente, da un direttore che diciamo, viene nominato ogni 4 anni, così come, diciamo, si rinnova il consiglio direttivo ogni 4 anni. Abbiamo anche la possibilità, abbiamo creato effettivamente, soprattutto nell'ultimo quadriennio, quindi un piano programmatico della nostra rete, perché i primi 8 anni, ripeto, sono serviti un po' per rodare, ecco, questa rete. Soprattutto, come diceva Ivana, riconoscersi in un luogo che anche noi, insomma, abbiamo diciamo, immaginato per questa rete, non è stato sempre semplice. Come fa Ivana, che chiama tutte le volte, anche io ho dovuto in questi anni, come dire, richiamare i soci nell'utilizzo, perché chiaramente se tu porti avanti quell'identità non si muove soltanto il tuo museo, ma si muove un territorio. E riconoscersi, ecco, in quella rete è stato veramente problematico. Lo dico perché spesso chi magari si trova all'esterno non percepisce questo aspetto, ma chi diciamo, è all'interno è come dire, e si pone tutti i problemi sul perché non viene utilizzato quel logo, e allora diciamo non è una bella cosa. Quindi capisco perfettamente il lavoro di Ivana di monitorare. Io dico sempre: a noi non interessa che il logo venga posizionato sulla sagra che è andata a fare, a noi interessa quando quel logo viene posizionato invece su un'iniziativa culturale, su una mostra che è portata avanti. Perché noi siamo come dire, facciamo da eco alla vostra realtà, anche perché credo che, diciamo, è finito il tempo dei protagonismi individuali, no? Sul territorio, ma anche, lo dico così, in una fase di costituzione di una rete, diciamo, è più bravo oggi chi fa rete, non è più bravo chi vive da solo, perché se fai rete vuol dire che hai capito, o meglio hai assimilato quello che è il concetto oggi di museo, dove la partecipazione non è soltanto la partecipazione di tutti all'interno di un luogo, ma chi diciamo ruota attorno al museo stesso o ai musei stessi. Quindi la forza della rete, la forza delle reti è proprio quello, cioè riconoscersi per poi promuovere, per poi valorizzare, per poi portare avanti tutte le iniziative, tutte le bellissime iniziative che ogni territorio diciamo fa e deve fare. Chiaramente, oltre, diciamo, alla gestione, insomma, alle quote che ci provengono dai soci, da qualche anno, e lo dico un po' con rammarico, ma perché forse anche la nostra struttura, che ad oggi ci inizia a stare stretta, ecco, in quanto associazione culturale, bello l'intuito da parte dei musei del ciclo di aver creato una società di servizi, diciamo, proprio per far fronte a certe difficoltà. Noi, a parte, diciamo, alcune partecipazioni di bandi in cui, diciamo, siamo stati capofila, ma altre in cui siamo stati partner, diciamo, poche sono state le entrate, diciamo, sotto questo punto di vista. E quindi stiamo cercando, vorremmo provare a cambiare il nostro asset, la nostra governance. Sicuramente abbiamo un problema, che sono i comuni, che sono in maggioranza rispetto
agli enti privati. Quindi tra tutte le forme su cui stiamo cercando di ragionare è quella della fondazione di partecipazione, che ci permetterebbe anche di gestire meglio tutta una serie di attività e poi di entrare a pieno titolo all'interno del RUNS, quindi del, del registro del, del terzo settore. Questo diciamo è anche lì un processo abbastanza lungo che stiamo affrontando già da un anno e mezzo, e con tutte le difficoltà anche lì di convincere i nostri comuni a, e i nostri amministratori nello specifico, a, a far sì, come dire, a fargli capire che non perderemo niente, soltanto una trasformazione di questa, o forse una trasformazione naturale che deve essere della nostra associazione, e che diciamo potrebbe essere veramente come dire da da sostegno maggiore, ecco, per i singoli comuni nelle organizzare le loro, nel monitorare, nel progettare, immaginare le loro realtà, le loro attività culturali. Tra diciamo le partecipazioni diciamo ai vari bandi abbiamo avuto anche la possibilità di definire un racconto, ecco, della nostra, del nostro territorio, un racconto che è stato diciamo pubblicato in una pubblicazione del Ministero che si chiama Paesaggi del Belice, gli anni del prima e post terremoto fino ai nostri giorni, in cui appunto narriamo, raccontiamo il nostro territorio con uno spaccato chiaramente su quelli che sono le nostre 25 strutture museali e diciamo i luoghi della cultura che diciamo abbiamo nel suo interno. Lo abbiamo anche raccontato in un documentario che fu finanziato dalla Fondazione Con il Sud, nello specifico dalla Puglia Film Commission, che appunto racconta la storia di questo territorio, e diciamo un'altra progettualità in cantiere è la costituzione di un punto di accoglienza per i visitatori, e lì mi, come dire, mi avvicino molto anche all'idea di Ivana sull'idea di avere uno spazio per il viaggiatore, ecco, più attento, oppure puntare su, su un turismo culturale lento e quindi non sul turismo diciamo che va per la maggiore, insomma, quello che si intende. Quindi avremo questa opportunità di aprire un grazie ad un bando cui abbiamo partecipato con il GAL e Valle del Belice, di aprire questo centro di accoglienza e dotare i nostri fruitori, insomma chi avrà voglia di venire a, a trovare e a, a scoprire la Valle del Belice, di un'app che diciamo seguirà, che dovrà seguire gli itinerari che, culturali che abbiamo immaginato. Sono degli itinerari culturali che chiaramente vanno a, a rafforzare, a rimarcare appunto la nostra vocazione territoriale. Uno fra questi, diciamo, è il, l'itinerario della memoria, che, di cui la nostra storia, insomma, è nata proprio da questo, ecco, questa rete, quindi non possiamo non tenere in considerazione. E devo essere sincero che abbiamo testato, ecco, nel, negli anni questa, questo itinerario della memoria, che, diciamo, anche lì è un racconto corale di questo territorio, perché si oltre sia a visitare i luoghi, ma conosci, ecco, le persone che abitano quei luoghi e chi effettivamente ha partecipato alla storia di questo territorio. Un itinerario, l'altro itinerario è antropologico, appunto va a rintracciare i vari musei di storia del, del territorio, un museo archeologico, un itinerario archeologico, pardon, che va a tracciare appunto le linee su, sul, sui vari parchi, ma anche sulle aree archeologiche che insistono nei vari comuni. Chiaramente un museo del, un itinerario del contemporaneo che va a raccontare le nuove città, i nuovi musei che sono nati in questo, in, in questo territorio, e poi chiaramente l'itinerario naturalistico che diciamo per forza di cose deve essere tenuto in considerazione, visto che comunque tutta la storia parte da questa divisione di questo fiume del Belice, che
taglia proprio la nostra, le tre province. E perché sulle rive di questo fiume, diciamo, ci sono delle riserve e quindi devono essere appunto raccontate. E un ultimo itinerario su cui, diciamo, stiamo lavorando, abbiamo provato a lavorarci anche grazie alla collaborazione con l'università, è l'itinerario del saper fare, cioè quello di individuare chi sono i nostri artigiani, chi sono gli artisti che lavorano in questo territorio, per comunque restituire una storia culturale un po' più, diciamo, a 360 gradi. Sempre perché, diciamo, non vogliamo farci mancare niente nelle attività che proponiamo, diciamo, abbiamo due momenti importanti nella nostra programmazione. Un momento che coincide con le giornate europee del patrimonio, in cui abbiamo messo su un'iniziativa, una manifestazione che si chiama Narrare il territorio e scoprire meraviglie, ed è un po' più dedicato sull'educazione al patrimonio fondamentalmente, quindi sulla formazione anche dei nostri associati, e non solo dei nostri operatori culturali che insistono sul territorio, ma anche i docenti che si approcciano ai nostri musei, che vogliono scoprire meglio, ecco, la realtà, l'identità di questi musei. E poi un altro aspetto che sempre ci leghiamo ad un'altra iniziativa nazionale, che è la giornata dei musei di maggio, è un festival letterario con un taglio proprio specialistico, quindi su libri saggi culturali, sull'educazione al patrimonio, sui cataloghi, libri d'artista e soprattutto, diciamo, visto che facciamo delle collaborazioni costante con le accademie e con l'università, quindi diamo l'opportunità alle accademie e all'università di presentare le loro tesi di laurea che hanno appunto temi che riguardano la valorizzazione e la promozione dei beni culturali. Le varie collaborazioni che abbiamo portato avanti in questi anni, quindi, sono anche con la vostra università, l'Università di Bologna, nello specifico con la cattedra di reti e sistemi museali tenuta dalla professoressa Tisi, che offre l'opportunità di indagare sulla nostra rete, e che quindi, insomma, ecco, c'è questo legame chiaramente con il vostro territorio, proprio dato dagli studenti che sono curiosi di sapere come, diciamo, lavoriamo, come un po' quello che sto raccontando fondamentalmente, e quindi mappano anche loro la loro rete, la loro realtà. Un altro aspetto che abbiamo intrapreso lo scorso anno e che sicuramente continueremo negli anni successivi è quello che dicevo all'inizio riguardo alla formazione, perché voi, diciamo, costantemente, diciamo, avete iniziato questo percorso. Noi cerchiamo di formare i nostri soci, ma non soltanto i nostri soci, ma anche i giovani che lavorano in questo territorio, su temi che riguardano la promozione, la valorizzazione, o meglio ancora, un tema, diciamo, su cui abbiamo lavorato e abbiamo concluso a giugno, sul fundraising per l'arte, le arti e la cultura, con una collaborazione con una società che si occupa di, appunto, di formazione, che è Cultural Philanthropy, a cui abbiamo iniziato questa collaborazione. E tra l'altro un altro socio di Cultural Philanthropy vive a Bologna, quindi vedete che anche lì c'è un'altra, c'è questo legame che mi sembra interessante. Aderiamo ad ICOM come soci istituzionali, Federculture, l'Associazione dei Piccoli Musei, quindi, e poi il Galle della Valle del Belice, che per vocazione ha scelto di puntare sui beni culturali, quindi noi siamo protagonisti, fra virgolette, di questa indagine che il GAL decide di investire, decide di potenziare e migliorare, decide di migliorare e potenziare i territori. Io posso fermarmi, ma se vuoi posso andare anche a... Ok. No, grazie mille Giuseppe. E,
Grazie per la testimonianza, insomma. E io avevo una domanda per i nostri tre ospiti, ma la lascerei da parte, anche perché in parte Giuseppe ha già risposto ampiamente a questa domanda, quindi eventualmente sarebbe per i precedenti due casi. E quindi in realtà darei la parola a voi che ci state seguendo sempre in tante fin dall'inizio, quindi insomma per noi è una dimostrazione del fatto che queste esperienze erano interessanti, insomma siete rimasti costanti durante tutto l'incontro. E vi chiederei nel frattempo anche se riuscite a rinominarvi con nome e cognome, così vi vediamo, sappiamo chi siete. Per farlo, lo dico giusto brevemente, basta che cliccate sui tre puntini sul vostro video e cliccate su rinomina. Quindi vi chiediamo anche questo piccolo passaggio. E prego. Per alzata di mano, prima c'era la mano di Antonietta alzata, quindi forse, visto che si era prenotata con largo anticipo, darei la parola a lei. Prego. Guarda, Milo, grazie intanto. Sì, in realtà io avevo alzato la mano così presto soltanto perché volevo ringraziare Barbara Fucci di quel quadro iniziale con il quale aveva rappresentato la regione e volevo segnalare la presenza di molti partecipanti da parte del coordinamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Noi siamo un tavolo museale che sta lavorando, quindi volevo dire, insomma, siamo in tanti molto interessati. Questo all'inizio, insieme alla segnalazione di una rete esistente, che è quella delle case museo dei poeti e scrittori di Romagna, che opera da tempo. Ma a questo punto non rubo tempo, invece, data la qualità e l'assoluto livello di interesse che ho trovato nelle tre esperienze che sono state narrate, proprio perché noi come Unione della Bassa Romagna siamo qui per raccogliere delle idee, per imparare, perché abbiamo un desiderio. E ripeto, ho trovato assolutamente utili le tre esperienze presentate, seppur nella loro diversità, ci danno tantissimo spunto. Quindi mi fermo, non rubo tempo davvero, ecco, volevo solo sottolineare queste due cose, ma lo faccio qui e a questo punto è anche sovrabbondante. Grazie. Nessun problema, grazie Antonietta. E, nel frattempo non vedo altre mani alzate, ma qualcuno. Giusto per rispondere ad Antonietta, volevo dire che ovviamente conosco la rete di cui stavo parlando e purtroppo nella mia difficoltà di condivisione, non sono riuscita a mostrarvi tutto l'elenco, ma parliamo di una trentina di reti in tutta la regione, ovviamente. Quindi sono tante quelle che non ho citato, mi scuso. Grazie Barbara. Ci sono altre domande rispetto a queste esperienze, anche molto tecniche o precise, insomma, su alcuni aspetti anche gestionali di queste reti? No, se volete, intanto potete anche condividerle, in chat. E quindi insomma possiamo lasciare anche lo spazio lì sopra. Beh, se non ci sono delle domande, allora faccio la mia. Avevo fatto un passo indietro per lasciare spazio, ma riparto con la mia domanda. È una domanda a cui appunto Giuseppe ha già risposto, perché ci ha già raccontato un po' come la loro rete si vuole sviluppare nel futuro. Insomma, la mia domanda era se le forme delle vostre reti sono ancora secondo voi valide, se c'è qualcosa che non funziona, nel senso se qualcosa va cambiato e in come. In generale, insomma, quali sono un po' le vostre prospettive future? Quindi Giancarlo e Ivana, lascio la parola a voi. Grazie. Diciamo che nella nostra prospettiva futura esiste la probabile trasformazione dell'associazione in fondazione, ma esiste anche nel momento in cui dovessero aumentare i visitatori annui e quindi creare le condizioni economiche per la copertura dei costi del personale, arrivare a costituire una unica società di gestione delle singole sedi museali.
Io prima non ho detto, per brevità di tempo, che le singole società di gestione vengono pagate attraverso la biglietteria, ovvero i visitatori che entrano pagano un biglietto, 5 euro, 4 euro se sono gruppi, 3 euro se sono scuole, che contribuisce a coprire i costi del personale che apre la singola sede. Quindi tutti i costi della gestione della rete sono a carico dei soci che la finanziano, mentre i costi di gestione della singola sede museale, che apre il sabato e la domenica e i giorni festivi con orario continuato dalle 10 alle 18, ma che apre anche su appuntamento per ogni richiesta che arriva, quindi il lunedì dalle 9 alle 10 noi apriamo se ci viene richiesto, ecco, questi costi vengono coperti attraverso la bigliettazione. Bigliettazione che ha una base, una biglietteria elettronica comune, la possibilità di una prenotazione su tutte le piattaforme, da Musement, Ticket, Get Your Guide, eccetera, e che quindi dà un gettito. Nell'orizzonte temporale, vedremo quando succede, evidentemente il Covid ha rallentato un pochino tutto, c'è una visione di non avere più 3-4 gestori differenti, ma un'unica società di gestione che gestisca tutte le sedi, le differenti sedi museali. E nel contempo la trasformazione dell'associazione in fondazione per garantire dei benefit anche a coloro che contribuiscono al suo mantenimento. Inoltre la partecipazione ai bandi europei che noi abbiamo già fatto, ovvero a progetti europei che noi abbiamo già seguito, 2 o 3 progetti nel corso degli ultimi anni, diventerebbe più semplice nell'ambito di una fondazione. Grazie Giancarlo. Prendo la parola allora per dire che anche noi abbiamo più volte contemplato la possibilità di diventare una fondazione di partecipazione, perché appunto l'identità giuridica, la gestione del patrimonio, ecco, però nel nostro caso questo non è mai stato politicamente perseguito, diciamo ci sono stati subito dei blocchi perché i costi comunque iniziali sarebbero alti. E forse dalla nostra situazione, appunto, io dico, siamo molto sostenibili, questa flessibilità ci dà una longevità, ci garantisce una longevità. A proposito di budget, mi è venuto in mente ascoltando Giuseppe, che ringrazio, così come Giancarlo, noi siamo partiti all'inizio con un budget decisamente importante, si è quasi sostanzialmente dimezzato negli anni e adesso sta un pelino risalendo, per cui anche l'impegno finanziario è molto sentito molto oneroso, soprattutto dai piccoli comuni. Dicevo che spesso noi abbiamo un presidente, cioè tra poi i vari comuni c'è un presidente del comitato di gestione, e l'idea di diventare fondazione è stata contemplata, però appunto sembra che sia troppo costosa e quindi non perseguita. Da un punto di vista più tecnico, quello che a me e sto coinvolgendo anche altri colleghi piacerebbe fare è quello, come avevo brevemente accennato, di passare da una collezione che può essere visitata in presenza a una collezione digitale. Cioè io credo molto nella possibilità di essere visibili a un pubblico su web, quindi di avere le nostre collezioni il più possibile, come dire, non dico museo virtuale, anche se anche questa idea poi c'era un po' venuta, però perlomeno di avere le collezioni in digitale in modo da poter intercettare un pubblico che poi può aver desiderio di spostarsi, di arrivare fino sui nostri territori e vedere le cose concretamente. Ecco, questa può essere un'idea di sviluppo della nostra rete, quindi un'identità unitaria, appunto, digitale. E l'altra cosa che mi ero segnata, ecco, poi un'altra questione, ci muoviamo a macchia di leopardo nel territorio, l'espansione della rete potrebbe essere un'altra cosa a cui spesso la parte politica invoca per, anche così, vuol dire, per rafforzare il progetto.
siamo in equilibrio molto precario perché l'ufficio in questo momento gestisce con difficoltà il carico di lavoro che viene affidato e un allargamento ulteriore della rete, auspicabile da un lato, dovrebbe però imporre un potenziamento anche del personale. Ecco. Queste due cose qua ci tenevo a dire così. Poi tanti altri spunti che mi sono stati sollecitati dai colleghi, però magari adesso qualche domanda. No, io se posso aggiungo, ecco, soltanto l'aspetto della fondazione di partecipazione, chiaramente è quello che a mio avviso, insomma, dopo un po' di studi fatti su questo, su questa, diciamo, argomento, è credo quella che più possa essere sostenibile, nel senso per la composizione nello specifico noi che abbiamo dei comuni e quindi che lì ti permette di avere mantenere i comuni, mantenere i soci e allargare ecco, la possibilità di anche dei singoli di far parte della fondazione così come delle aziende. Però mi rendo conto che è un discorso di budget iniziale. Per fortuna c'è una differenza fra la fondazione diciamo normale, quella il budget è un po' inferiore, siamo attorno ai 30.000 euro di budget da come fondo di dotazione, però poi chiaramente bisogna anche lavorare su una programmazione. Però noi abbiamo chiesto, ecco un suggerimento che magari potrei dare ad Ivana, abbiamo chiesto ai comuni di impegnare una somma, una tantum, essendo come dire 14. Quindi di mantenersi, diciamo, in una somma uguale per tutti e di incrementare questo fondo di dotazione. Chiaramente anche la donazione materiale è anche uno degli aspetti che contribuirà a fare il fondo di dotazione. Quindi però è chiaramente un processo lungo perché poi devi, come dire, confrontarti con i segretari comunali che pensano che stai facendo una società di servizi o una partecipata, perché loro confondono la partecipata con la fondazione di partecipazione e quindi diventa un continuo battibeccarsi, ecco, nel spiegare le tue buone ragioni e anche loro però probabilmente vogliono spiegare le buone ragioni di un comune. E poi, insomma, questo è quello che mi sentivo dire, poi di dire, che tra l'altro credo che sia, ripeto, quello su cui bisogna puntare, soprattutto perché è limitante, come diceva anche Giancarlo, il discorso della partecipazione ai bandi. Perché ora, diciamo, se non sei all'interno dell'ente del terzo settore, quindi registrato in quel famoso registro, diciamo, non puoi essere ente capofila di tante progettualità per il tuo territorio. Ecco. Quindi questo, diciamo, ti limita, o altrimenti, ecco, fai una società di servizi, ma non è questo il caso. Grazie Giuseppe. Ecco, Una c'era. curiosità? Prego, Barbara, con la mano alzata. Prego. Grazie. Io vorrei chiedere ai nostri tre ospiti, visto che hanno già un'esperienza lunga di anni di rete, quanto pesa il cambio di amministrazione nell'ambito della rete? E l'importanza, diciamo, invece della tenuta degli uffici tecnici o meno, cioè la relazione quindi rispetto alla vostra rete degli uffici amministrativo tecnici e del cambio dell'amministrazione. So chi deve iniziare. Vabbè, io inizio perché un po' l'avevo accennato, in realtà. Intanto il cambio di amministrazione pesa e influente molto sulla continuità. Però, come dicevo all'inizio, questo, almeno per quanto ci riguarda, nella fase iniziale.
perché diciamo è una rete che man mano si costruisce, e quando stai per fare il primo passo, allora hai l'amministratore che cambia. Però molto spesso il cambio di amministratore a volte coincide con le relazioni con gli uffici, perché viene spostato il caposettore da un ufficio all'altro in base anche alle diciamo alle visioni che, ma lasciamo stare, non le visioni, alle progettualità che hanno i nostri amministratori. E quindi diventa, diciamo, quasi molto, è lì, è vicino. Capita che magari rimane quel responsabile di settore, e allora magari tutto è più semplice. Però ripeto, questo nella prima fase iniziale. Noi di recente abbiamo avuto 5 comuni che sono andate alle elezioni, e quindi per fortuna che le abbiamo, come dire, subito presi, diciamo, in una bella riunione, le abbiamo raccontato la nostra idea di rete, e che, diciamo, non hanno dato nessun problema, anzi si sono mostrati abbastanza equaperti e propositivi nel continuare a fare rete. Però ci sono stati anni in cui ci sono state appunto delle difficoltà non indifferenti, ecco, che hanno rallentato il lavoro di rete. Io credo che sia uno stimolo perché ci costringe a ricominciare a non dare nulla per scontato. In realtà, più che il cambio di amministrazione, è il cambio delle persone, dei loro interessi, della loro visione che determina in qualche modo dei risultati oppure dei rallentamenti. Anche se in realtà, lavorando in un territorio e per il territorio, ragionevolmente ci si muove in modo abbastanza omogeneo. Poi in un mandato c'è qualcuno che tira e qualcuno che segue, e nel mandato dopo qualcuno va in coda e arriva qualcun altro. Però direi che quello che dice Giuseppe è fondamentalmente vero su tutti i fronti. Ed è anche vero che nei comuni dove i dirigenti rimangono nel tempo, diventa più semplice il dialogo, però solo per il fatto che ci si conosce e si sa chi sono le persone che ti parlano. Quindi non è un pezzo di carta, ma è una persona, sai chi è, sai cosa fa, sai come si muove e diventa tutto più ragionevolmente semplice. Però devo dire con grande semplicità anche i cambiamenti che ci sono. Sì, bisogna raccontargliela, spiegargliela bene, se no si incartano sulle virgole. Però fatto questo diventa tutto abbastanza fattibile. Diciamo che avendo i sindaci nel consiglio, diventa tutto ragionevolmente più semplice, perché se loro dicono di sì è sì, se loro dicono di no è no. Sì, mi trovo d'accordo con quello che è stato detto sia da Giuseppe che da Giancarlo, che sono un po'. Posso aggiungere una cosa, un'impressione che ho avuto io. La rete, come vi ho detto, ha 22 anni, io sono qui da circa 10-12 anni, e quello che ho trovato è stata una maggiore consapevolezza da parte delle parti amministrative, cioè se degli amministratori locali, se 10 anni fa gli amministratori locali si chiedevano perché devo entrare in una rete, perché devo investire in una rete. Sono soldi che vengono sottratti al mio bilancio di assessore alla cultura. Adesso non hanno più questa mentalità e vengono convinti che partecipare a questo progetto sia un investimento con delle ricadute importanti per i loro comuni, anche se magari non hanno chiaro come avvenga il processo e questo. E quindi c'è un rallentamento tecnico perché i rinnovi amministrativi sono sempre. Distraggono, no? Tutti dal lavoro, dal fare quotidiano e lo riportano in altri obiettivi, in altre cose. Quindi un rallentamento sicuramente c'è, però ecco, io credo sia migliorata molto la mentalità e la voglia di fare rete anche della parte politica. È questo. Spesso fare rete per, diciamo, per gli amministratori è una necessità, di recente. Bene, grazie. Volevo soltanto chiedere ancora a tutti i partecipanti se magari nel frattempo era sorta qualche domanda. Io ne avrei una, però mancano pochi minuti, quindi nel caso chiedo veramente una risposta flash.
Abbiamo toccato il tema forse da diversi punti di vista, però volevo capire, ci avete raccontato le fonti delle coperture finanziarie delle vostre reti, però, e ne abbiamo anche capito la differenza fra loro. E quindi, al netto di questa, volevo chiedere a tutti e tre se ci potete dire qual è l'ordine di grandezza del budget annuale su cui può contare la vostra realtà, perché penso possa essere interessante anche per tutti noi che vi ascoltiamo, anche per capire eventuali fattibilità o comunque orizzonti in una logica anche di progettazione, anche solo di mettersi con i piedi potenzialmente in queste scarpe. Tenete presente che noi siamo una rete globale, nel senso che non è la spesa della rete, ma è la spesa della rete e la spesa dei musei. Quindi la differenza sostanziale tra Musei del Cibo e le due reti, come dire, parallele che vengono presentate oggi è questa, che loro hanno dei bilanci di museo e noi invece abbiamo tutti insieme. Il bilancio preventivo del 2024 conta un investimento complessivo per la rete di 9 musei del cibo, rete e gestione museale di 200.000 euro. Quindi poco più di 20.000 euro a museo. E noi il prossimo anno avremo un budget di 40.000 euro che va a coprire le spese di gestione dell'ufficio e le attività. Noi diciamo che contiamo al momento soltanto sulle somme dei soci che partecipano, quindi potremmo avere sulle 20.000, ecco, l'anno, ma sono quote associative e poi delle piccole partecipazioni che facciamo con i progetti. Non facciamo vendite, quindi non offriamo servizi, di conseguenza questo è anche diciamo, uno dei motivi, ecco, su cui diciamo, il bilancio diciamo, è anche bassino. Grazie, penso possa essere un elemento poi per la prossima volta, ma anche per il terzo incontro in presenza, molto utile e anche vederlo così suddiviso fra le tre diverse tipologie e funzioni che poi e le attività che ciascuna rete copre. Milo, scusa, ti lascio la parola. Grazie Francesca. E, bene, siamo arrivati più o meno alla conclusione del nostro incontro e io vi invito comunque, se avete domande o curiosità, a contattarci anche nei prossimi giorni. Noi siamo sempre, questo canale è sempre aperto, nel senso che avete sia l'email del Sistema Museale Regionale e che anche la mia mail, credo. Ho scritto a molti di voi, quindi su entrambi i canali potete contattarci. E giusto prima di salutarci, volevamo lanciare due brevi sondaggi qua su Zoom che dovrebbero essere già partiti, forse, dovreste già vederli. E quindi niente, vi chiediamo di rispondere. Una è una domanda che avevamo già fatto nel form, quindi se qualcuno di voi ha già in pentola un'idea di rete. A diversi livelli, nel senso se è soltanto un'idea o se è già un progetto che si sta sviluppando, e l'altra invece se quanti di voi pensano di partecipare in presenza all'incontro del 9 novembre. Sono due domande che ci aiutano anche un po' poi a chiudere la progettazione di questo incontro. Mi vedo che state iniziando a rispondere. Ok, beh, vedo già un buon numero di persone che verranno a Bologna, quindi benissimo, sì, almeno ci incontreremo in presenza, questo ci fa molto piacere. E vedo anche un po' di sì alla domanda su se qualcuno ha delle idee di rete, quindi anche questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che abbiamo dei contenuti su cui lavorare il 9, quindi ottimo. Io vi lascio finire di rispondere e nel frattempo passo la parola a Silvia Ferrari e la chiusura. Prego. Grazie Milo. Beh, proprio in conclusione,
prima dei ringraziamenti doverosi e sentiti, insomma, volevo un attimo soffermarmi su quello che abbiamo ascoltato molto rapidamente, fare qualche osservazione. Abbiamo visto tre modelli di reti fortemente accomunate da un tema, cioè l'insistenza su dei territori, più o meno grandi territori, tendenzialmente grandi comunque, anche con aspetti geografici e fisici anche molto diversi tra di loro, al loro interno. E comunque abbiamo sentito fortemente tutti l'attaccamento, il legame con il territorio, quindi reti di con l'intento, con l'obiettivo primo della valorizzazione di un territorio, che è molto interessante per noi perché si collega poi a un tema concettuale che è quello del paesaggio culturale. È un tema su cui noi come sistema museale regionale insistiamo da un po' di tempo e che ci preme mantenere come direzione di lavoro, cioè paesaggio culturale inteso come territorio su cui non esiste un solo tipo di patrimonio culturale, ma è costellato da tante sue caratteristiche che in un qualche modo si stratificano e dialogano tra di loro, appunto gli aspetti geografici, il terreno per le coltivazioni, il patrimonio storico-artistico, l'eredità culturale, le tradizioni, anche tutto quello che ormai rientra in una categoria che non è più nuova, come quella del paesaggio, del patrimonio immateriale, ma è abbastanza nuova per noi come operatori museali come tema di lavoro. Quindi questa idea del paesaggio culturale, quindi un paesaggio che stratificandosi nel tempo e attraverso diverse esperienze, in un qualche modo va a costruire quello che è una sorta di capitale culturale, non tanto il patrimonio culturale, ma il capitale, cioè quello che viene sedimentato proprio nella cultura che ci appartiene. Sono tutti aspetti, peraltro, che, come quello dei testimoni, qualcuno di voi ha parlato poi di eredità culturale, no? E anche il tema dei testimoni della nostra eredità culturale rientra nel concetto di paesaggio culturale. E poi tutto il modo ormai a cui siamo abituati a lavorare, stiamo abituando i nostri operatori museali a lavorare sul tema della Convenzione di Faro, quindi sulla importanza del trasmettere l'eredità culturale alle giovani generazioni. Poi voi sapete che noi come sistema museale regionale insistiamo anche sul tema di giovani generazioni, ma anche le persone con le varie fragilità. Quindi il tema delle reti come il motore per lo sviluppo del territorio. Abbiamo anche visto che la struttura delle reti influenza fortemente l'operatività delle reti e dei singoli. Abbiamo visto una struttura fortemente centralizzata, quindi con uno staff unico che lavora su tutte quelle che sono le articolazioni esterne di una grande macchina operativa unica, e invece dei centri di coordinamento che vanno a insistere su degli staff, però presenti nei vari enti, che compongono le reti. Abbiamo visto anche i vari aspetti, insomma, differenti, chi fa più difficoltà in qualche modo nella diversità e nella molteplicità a riconoscersi in una identità di rete, ha però il vantaggio magari di scambiare più esperienze che vengono dalla differenza, quindi dalla molteplicità del territorio. Abbiamo visto anche il tema del budget, anche se un po' così in fretta alla fine, abbiamo visto che non è centrale, ma non è poi così pregnante. Cioè abbiamo forse un po' capito che il vantaggio della rete non è quello solo del raccogliere fondi e finanziamenti, ma è proprio la funzione strumentale che può portare i vantaggi di una rete. Quindi davvero la condivisione di
di risorse, oltre che di economia, di buone pratiche, e anche la capacità attrattiva del territorio, anche la capacità contrattuale per poter poi agire in modo più incisivo a livello di formazione, abbiamo sentito anche a livello di trasporti, quindi l'organizzazione di trasporti, un tema che peraltro per il coinvolgimento delle scuole è un tema molto delicato. Le scuole non hanno quasi mai i fondi per pagarsi i pullman e quindi questo è un altro vantaggio molto, molto grosso. Abbiamo parlato di reti territoriali e non abbiamo parlato di reti tematiche effettivamente, quindi speriamo che dal sondaggio che i nostri amici BAM hanno velocemente messo a disposizione possa nascere anche qualcosa legato ai temi. Io so che qualcuno di voi, per esempio, in altre occasioni di incontro era interessato a far nascere una rete, per esempio, sul tema dell'accessibilità museale, del lavoro su, per esempio, su musei per l'Alzheimer, similmente a quello che succede già nei musei della Toscana. Insomma, i temi sono tanti. Questa oggi è stata una giornata appunto di confronto con i nostri ospiti e invece la prossima settimana, il 27 di ottobre, stesso orario, quindi dalle 10:30 alle 12:30, ci sarà un altro incontro che abbiamo già preannunciato con Marco Disanto, un esperto di reti che ci parlerà degli aspetti anche più gestionali e amministrativi e poi vi ricordo l'appuntamento del 9 di novembre che faremo al Mambo in presenza, dove sperimenteremo anche un lavoro collettivo insieme a voi. Ecco, io mi fermo qui, volevo ringraziare i nostri ospiti Giancarlo Bonizzi, Ivana De Toni, Giuseppe Maiorana per la loro disponibilità e la loro apertura, insomma, la loro voglia di confrontarsi con noi. Tutti i partecipanti che sono stati numerosissimi, ringraziamo davvero di cuore e soprattutto un grazie alle colleghe Cristina Ambrosini, Barbara Fucci e Beatrice Orsini del Sistema Museale Regionale che lavorano insieme a me. E soprattutto grazie a Milo, Francesca e Marta per la loro splendida collaborazione e supporto organizzativo eccellente. Quindi appuntamento venerdì prossimo, venerdì 27 ottobre alle 10:30. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie a tutti e Ah, tutte. scusate, Grazie, interessantissimo. scusatemi, ho dimenticato di ricordare che per chi fosse interessato possiamo rilasciare a richiesta un attestato di frequenza per gli incontri, per i singoli incontri, ma lo faremo poi a fine percorso. Quindi potete tranquillamente farci richiesta. Inoltre, in chiusura, in extremis, i materiali, la registrazione e i materiali, le slide, le potremo mettere a disposizione. Verrete contattati tutti via mail con la disponibilità e le istruzioni, insomma, per scaricarli. Grazie ancora.